quel profumo invitante, la carne tenera e succosa e il condimento di agrumi. Tutto questo è l'arrosto all'arancia per le domeniche speciali e le giornate di festa. Per prima cosa lego la carne con cura, faccio un giro di spago e fisso con un nodo. Poi creo un'asola in questo modo e ci faccio passare la carne. Tiro l'estremità del filo per stringere, continuo così distanziando le asole circa 2 cm l'una dall'altra. Alla fine ribatto la carne e chiudo con un nodo. In un tegame verso olio, burro, aggiungo la cipolla tritata grossolanamente e faccio rosolare a temperatura dolcissima. Alzo la temperatura e adagio l'arrosto facendolo rosolare su tutti i lati. Ora pelo a vivo l'arancia, taglio le calotte, tolgo la buccia e la parte bianca, così, e poi ricavo delle fettine. Trasferisco la carne e le cipolle in una teglia e adagio in superficie le fettine di arancia pelate a vivo. In forno a 170 gradi per circa 40 minuti. L'arrosto è cotto, l'ho trasferito su un foglio di alluminio rivestito con carta forno, lo avvolgo per bene e lo lascio riposare, giusto qualche minuto. Trasferisco in un tegame le cipolle e le arance cotte, aggiungo il succo d'arancia, il brandy e il vino bianco, poi il sale e faccio cuocere lasciando che la parte alcolica evapori del tutto. Verso l'amido di mais mescolato con un po' d'acqua e faccio restringere. Trasferisco il tutto in un bicchiere del mixer e frullo. Ho già eliminato lo spago dalla carne, ora taglio a fette l'arrosto e impiatto con fettine d'arancia a guarnire, fior di sale e infine il sughetto. Ragazzi, questo arrosto all'arancia è Giovanni approved. Qui sotto vi lascio il link alla ricetta passo passo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e un commento. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale.